Un minuto con Padre Pio da questo luogo, dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia. Oggi è una giornata particolare, soprattutto per la chiesa dei cappuccini, perché venne consacrata il 16 maggio del 1916. Venne consacrata da Monsignor Salvatore Bella e nella fraternità, insieme ai frati cappuccini, il guardiano era padre Nazareno d'Arpaise, vi era anche il giovane sacerdote Pio da Pietrelcina, che ricordò questa cerimonia e fece di tutto per invitare il suo padre spirituale, padre Agostino da San Marco in Lamis. Lo scrive proprio nel suo rapporto epistolare in una lettera. Perché padre non intervenite anche voi per la consacrazione della nostra chiesa che avrà luogo martedì prossimo? Anche il padre guardiano, appunto Nazareno d'Arpaise, desidererebbe in tale giorno qui con noi. Egli infatti, scrive padre Pio a padre Agostino, mi domandò nel consegnarmi la vostra ultima: verrà il padre Agostino per la consacrazione della nostra chiesa? Ed io, con le lacrime agli occhi, egli non me ne ha fatto parola di questo. Per carità, se vi riesce, non mancate in questa circostanza. Era un momento di festa per i frati cappuccini e lo è ancora oggi. Allo stesso tempo una struttura, un luogo che è il centro di questo borgo, che vede un po' il centro di Foggia, e allo stesso tempo vedeva proprio in quel periodo un vero e proprio, tra virgolette, assalto di anime nei confronti di questo giovane frate minore cappuccino, anche perché le cronache ci raccontano che lo stesso guardiano, padre Nazareno d'Arpaise, scrive che i fedeli si erano accorti di questo nuovo frate che era giunto qualche mese prima qui a Sant'Anna, e se ne accorgevano proprio durante la celebrazione dell'Eucaristia, questa messa un po' più lunga del solito, questa sua continua accoglienza nei confronti di tutti. I fedeli, scrive padre Nazareno, che frequentavano la chiesa, si accorsero di questo modo straordinario di celebrare, ma anche della sua grande e straordinaria vita d'orazione, le sue virtù, i suoi carismi, e subito divulgarono i terrazzani, ovvero i crocesi, così come vengono definiti coloro che vivevano in questo borgo, il borgo delle Croci, si erano accorti della presenza di questo monaco santo. Tutti volevano incontrarlo, volevano parlare con lui, volevano chiedere di intercedere presso il Signore per ricevere grazie e favori celesti che si moltiplicavano di giorno in giorno, provocando tante conversioni. Infatti padre Nazareno, definendo anche un vero e proprio approdo Sant'Anna, nelle sue memorie raccontò vari episodi di anime che ricorrevano a padre Pio in questa chiesa, nel confessionale, tra i banchi di questo luogo santo. Un giovane cieco che implorava il dono della vista, una mamma che chiedeva la sorte del figlio in guerra, una signorina di Napoli che domandava o la vista o la morte per il proprio fratello cieco ma violento. Beh, sono tutti racconti che ci fanno comprendere quanto sia stato importante l'approdo di Sant'Anna. E poi anche lo stesso padre Pio, che scrive in un'ulteriore lettera, però dell'agosto del 1916, dalla sua cella, da questo luogo: dovete sapere, padre mio, che non mi si lascia un momento libero qui a Sant'Anna. Una turba di anime assetate di Gesù mi si piomba addosso da farmi mettere le mani nei capelli.